E la domanda che vorrei fare, come è nato questo interesse per i cippi? È nato prima di tutto perché la mia casa dove io sono nato è vicina a questa linea di confine e già conosco da bambino, ricordo bene queste colonne, però non sapevo di che si trattava. Però mano a mano con gli anni ho scoperto che era una linea di confine di Stato tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Vaticano o Pontificio. Allora, questi qua sono stati dislocati nel 1847 per marcare il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Oh, questo cippo è fatto di materiale spugnoso, di pietra spugnosa, e tanto male che è alto più di 1 metro e ha il diametro intorno ai 45 centimetri. Poi nel 1847 si sono state aggiunte a questo cippo il numero progressivo e il giglio borbonico. Dall'altro lato c'è stato fatto il numero, la data di posa, l'anno di posa e le chiavi di San Pietro, che è lo stemma pontificio. Oh, sopra ci sono delle tacche che indicano la colonnina precedente e la colonnina che si deve raggiungere. Avete mappato tutti 686 cippi, se ricordo bene. Esatto, 686 chip e abbiamo impiegato 10 anni di lavoro, anzi di duro lavoro. Senti una cosa, ma tu come la vedi questa storia dei confini? Secondo te è una cosa utile? 1846 e 47, con il trattato del 26 delle due potenze del 26 settembre del 1840. Quindi non sono state messe solo dal Regno delle Due Sicilie. No, no, una parte, il lavoro veniva lottizzato, una parte per lo Stato Pontificio e un'altra parte lo faceva il Regno delle Due Sicilie. Quelle del Regno delle Due Sicilie portano un anello sulla base, invece quelle che faceva il Pontificio Stato, senza l'anello, il cilindro andava direttamente sulla base, sul basamento. Ascolta, qui in che posto siamo? Qui a Castellina. Comune di Castelliri, Sì. attualmente in provincia di... In Frosinone. All'epoca era... Reserve. Era? Regno. Era Regno di Napoli e che comprensorio, quale zona del Distretto di Sora. distretto di Sora, che a sua volta faceva parte Provincia dell'alta di Castelliri. provincia di Alta Terra di Lavoro. Alta Terra di Lavoro. Alta Terra di Lavoro. Ok, allora questo cippo voi l'avete trovato e che cosa avete fatto? Niente, abbiamo chiesto al comune di aiutarci per rimetterlo al posto originale, ma il comune gli Che cosa amministratori dicevano gli amministratori quando voi presentavate questa strana dicevano domanda? questi cippi votano, no, io dissi no, non Non ho votano, capito. votano, ci Questi danno, cippi votano. votano, io dissi no, non votano, e beh Se allora votassero sarebbero interessanti, siccome non votano. Allora, di che materiale è fatto il... questi chip sono di 4 qualità di pietra. C'è la calcarea, ci sta la tufaria, il rosso di rosa di Leonessa e pietra marmorea, pietra bianca, ma chiusa, molto chiusa, e che sono quelle più pesanti.
venivano messe a ogni angolo, dove il confine faceva angolo là veniva posato il cippo, tanto vale che se andiamo a osservare la base superiore c'è la tacca sopra con l'angolo, che significa che avanti c'è un altro chip e dietro lascia un altro chip tramite questa tacca che stanno qua sopra. Ma ho capito, quindi voi avete continuato il vostro lavoro pressoché da soli? Molto no, bello. Il comune, diciamo, il comune di Castellini e il comune di Monsan Giovanni ci hanno aiutato a consolidare, alcuni li abbiamo consolidati. Hanno messo le tabelle, cioè questi due comuni hanno dimostrato una certa sensibilità. Però comunque fuori non c'è una tabella che indica un cippo di confine, anche come interesse. No, vabbè, diciamo, però qualche cosa hanno fatto, insomma, ecco, sono stati abbastanza. Insomma, qualcosa rispetto agli altri. Rispetto agli altri che ci hanno preso a pesci in faccia, insomma. Dobbiamo riconoscere che a questi qua un certo merito. Almeno. È vero. Cercare i confini di un regno che non esiste più può sembrare una cosa stupida e forse molti lo pensano, però io credo che anche come passione, come passione personale, come studio, come ricerca, penso che sia una cosa interessante. Tutto sommato si va alla scoperta delle proprie origini, di quella che è stata la propria storia, la storia della propria nazione prima che diventasse una nazione più grande. La storia e la propria cultura, le proprie tradizioni, ciò che noi eravamo in passato. E questo passato è un passato concreto perché è testimoniato da cippi di pietra. E cosa c'è più concreto di un cippo, di una pietra, di un qualcosa che si tocca? Cioè, in pratica, il Sud ha un passato che si tocca. Questo è uno dei cippi di divisione, di confine del Regno delle Due Sicilie con lo Stato Pontificio. Quindi acca era lo Stato del Pontificio. Quindi dove guarda, ecco, qui, questo lato qua, era lo Stato Pontificio. Dall'altro lato, dove c'è il Giglio, era praticamente il Regno delle Due Sicilie. E poi sopra, se tu inquadri sopra il cippo, ci dovrebbe essere una freccia che indica la direzione dell'altro cippo, praticamente. Il segno, quindi come gira, e va dall'altro lato. Poi oltre questa montagna ce ne sarà un altro. Un passato che è stato divelto. Queste pietre sono state divelte, poi sono state ricercate, sono state studiate e sono state ricollocate esattamente dove erano una volta. Onestamente, una persona non potrebbe fare qualcosa di diverso piuttosto che andare a cercare le pietre? E la ritengo forse una cosa inutile. Molta gente, infatti, a queste persone che ha cercato queste pietre li deride, li ritiene persone che vogliono solo perdere del tempo. Che senso ha oggi poi ricostruire i confini di uno Stato che non esiste più? E quando un nuovo Stato, che è l'Italia, ha dei confini e nemmeno quelli esistono più? Ora, se i confini dell'Italia di oggi non ci sono più, non esistono più, perché ormai siamo in Europa, che senso ha andare alla ricerca di confini di uno Stato preunitario di tanti anni fa? Ha un senso? Io credo che un senso ce l'ha. Tutte le persone che hanno una passione, che possono essere definiti romantici, che pensano al passato come un elemento fondante, un elemento importante su cui poggiare le basi dei propri studi presenti e anche del proprio futuro, io penso che queste persone non siano delle persone sciocche, non siano delle persone inutili. Sono delle persone che vogliono lasciare una traccia, la traccia di un passato che non si deve cancellare, un passato che deve essere insegnato ai propri figli affinché loro possano avere nel proprio animo il ricordo di ciò che siamo stati, di ciò che siamo, e pensare al futuro senza cancellare il passato. Thank you.
Fino al 1860 la penisola italica era composta da diverse entità statuali e nazionali. Di queste, tre erano quelle di maggiori dimensioni e col maggior numero di abitanti. Lo stato-nazione di gran lunga più grande e popoloso era il Regno delle Due Sicilie, con circa 9 milioni di abitanti, ed era composto da una piccola parte delle Marche, dall'Abruzzo, dalla parte inferiore del Lazio, dal Molise, dalla Campania, dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia e dalla Sicilia. Vi era poi il regno sardo-piemontese con i suoi 4 milioni di abitanti, che comprendeva il Piemonte, Nizza, la Savoia, la Valle d'Aosta, la Liguria. Il Lombardo-Veneto era praticamente una provincia austriaca. Nel 1859, per gli effetti della Seconda Guerra d'Indipendenza, la Lombardia venne ceduta alla Francia e da questa girata al Piemonte, per cui nel 1860 solo il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia erano ancora sotto l'impero austriaco. L'altro stato discretamente grande ed importante era lo stato pontificio, formato dal Lazio, dall'Umbria, dalle Marche e dalle legazioni pontificie di Bologna e Ferrara. Vi era poi il Granducato di Toscana e i ducati padani di Parma, Modena, Reggio, Guastalla. Le legazioni pontificie, i ducati padani del Granducato di Toscana erano controllate indirettamente dall'Austria. Fino al 1859, l'Austria era la potenza straniera che controllava direttamente o indirettamente la penisola italica. Il Regno Sardo-Piemontese, il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio erano gli stati-nazione preunitari che godevano di una certa autonomia. Le potenze europee che dominavano l'Europa erano tre: l'Inghilterra, la Francia, l'Austria. Le altre potenze militari ed economiche che erano presenti nello scacchiere europeo e mondiale in quegli anni, che vanno dal 1848 al 1860, erano la Russia, la Prussia, la Spagna, gli Stati Uniti d'America. Le frontiere degli stati italiani fino a tutto il 1600 potevano essere considerate come la risultante di tanti piccoli tratti di confine tracciati di volta in volta in seguito ad accordi o trattati tesi a dirimere delle controversie locali. Dal 1770 invece si assiste alla realizzazione di carte ufficiali sufficientemente dettagliate e comprendenti vaste porzioni di territorio. Tali carte, commissionate ad esperti dotati di nuovi strumenti tecnologici di misurazione, erano utili ai sovrani in campo amministrativo, come per esempio per la riscossione dei tributi, o in campo politico, per le guerre che intercorrevano, in campo giudiziario per dirimere crimini di frontiera ed in campo semplicemente conoscitivo. Scendendo nel particolare, l'idea di stabilire un'esatta divisione tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle Due Sicilie è molto antica e dettata da vari motivi, non ultimo quelli dei reati, cioè quello della ragione giudiziaria. I tentativi di fissare i confini furono numerosi durante i secoli. Una commissione fu nominata già nel 1465, altre nel corso del 1500, altre ancora nel 1653 e nel 1671, ma senza alcun effetto. Nel corso del XVIII secolo, Papa Benedetto XIV e Re Carlo di Borbone di Napoli sembrarono interessati a risolvere questo spinoso problema dei confini con la costituzione di una commissione mista pontificio-borbonica. L'impresa però fallì per ben due volte per l'intransigenza dei commissari prescelti. Un nuovo impulso alla risoluzione dell'annosa questione fu dato dal successore di Carlo di Borbone al trono di Napoli, ossia Ferdinando IV di Borbone,
allorché richiese il trasferimento nella città partenopea del geografo padovano Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, considerato uomo di grande cultura ed iniziatore della moderna cartografia basata su misurazioni trigonometriche. Giovanni Antonio Rizzi Zannone era un uomo di grandissimo talento e di grande esperienza. Fu infatti incaricato di redigere l'Atlante del Regno di Napoli e per espletare al meglio questo incarico fondò una officina topografica. Solamente nel 1793 il problema dei confini diventava prioritario. Infatti il timore di una rivoluzione anche nell'Italia del Sud e le mire espansionistiche della Francia spingevano Ferdinando IV a richiedere al Rizzi Zannoni, prima di ogni altro lavoro, la realizzazione di una carta che indicasse la frontiera con lo Stato Pontificio. Per effettuarla si richiese al Papa, che era Pio VI, l'accesso del geografo padovano e della sua squadra nei territori pontifici. Il permesso fu accordato con la clausola di inserire una equipe papale per controllare l'operato degli esperti napoletani. Anche in questo caso si istituì una commissione mista tra napoletani e papalini. In questa commissione però, in questo caso, ci furono soltanto tecnici e non politici. Questi tecnici erano persone di dichiarata fama, interessati a condurre in porto l'operazione secondo criteri di scientificità, di obiettività. L'incontro iniziale avvenne il 18 giugno del 1793 nell'abbazia di Montecassino, dove si stabilirono i criteri guida dell'intera operazione. Sopralluoghi sulle cime più elevate dovevano permettere la stesura di carte indicanti con dovizia di particolari le zone limitrofe al confine, per poi evidenziarne i territori controversi e tracciare, in ultima analisi, una definitiva delimitazione tra i due stati. La prima campagna di lavori, che avvenne tra giugno e novembre del 1793, consentì di esaminare e di descrivere tutto il territorio che dalla foce del fiume Canneto sul Tirreno tocca la torre dell'Epitaffio, cioè la dogana pontificia, il crinale dei monti Ausoni, le colline tra Castro dei Volsci, Pastena, Arce e Ceprano, il corso del fiume Liri, le estreme propaggini ed il crinale principale dei monti Ernici fino ai Simbruini. L'accordo tra le due parti prevedeva la stesura di mappe dettagliate che comprendessero il territorio tra i due centri abitati più vicini al confine. Veniva inoltre tracciata la linea continua di confine solo dove non esistevano controversie territoriali, altrimenti il tratto in questione si lasciava in sospeso mentre si raccoglieva tutta la documentazione necessaria per determinarne l'esatta divisione.
Una seconda commissione riprende i lavori tra il luglio e l'ottobre del 1795. Nel 1796 la situazione politica internazionale diventa molto preoccupante. La Francia napoleonica si prepara ad invadere la penisola italica ed il pontefice Pio VI ha ben altro a cui pensare, per cui ritira la sua commissione e lascia sola quella napoletana presieduta dal Rizzi Giannone. Viste le situazioni politico-militari, ritenendo imminente un attacco francese, la determinazione del confine con lo Stato della Chiesa, da fatto puramente conoscitivo, diplomatico, amministrativo e giuridico, diventa prettamente adesso una questione militare. Bisogna conoscere i confini per difenderli, perché ora, alle porte, c'è uno Stato straniero e molto minaccioso, la Francia, con le repubbliche giacobine sorelle. Nel 1796 la commissione di Rizzi Giannone consegnò nelle mani del re di Napoli, Ferdinando IV, nell'abbazia di Monte Cassino, la mappa del confine nord del regno delle due Sicilie, dal torrente Canneto sul Tirreno a Città Ducale. Il confine da Città Ducale all'Adriatico doveva ancora essere redatto. Lavorando duramente nella sua officina topografica, il Rizzi Giannone nel 1798 riuscì a consegnare nelle mani del ministro della guerra di Napoli, Acton, la carta completa dei confini tra Regno di Napoli e Stato Pontificio. Quella carta era diventata a tutti gli effetti una carta militare. Proprio nel 1798, a seguito dell'invasione delle truppe francesi di Napoleone, lo Stato della Chiesa era stato conquistato ed era stata istituita dai francesi la Repubblica Romana. Ora, alle porte di Napoli, non c'era più il Papa, ma la Francia. La situazione al confine era tesissima e la linea di confine veniva presidiata con tutte le forze disponibili. Nel gennaio del 1799, ciò che si temeva accadde. Le truppe francesi, guidate dal generale Championnet, invasero il regno di Napoli e dopo le battaglie e scontri sanguinosissimi con i sudditi del regno di Napoli, con le armi dei francesi si stabilì a Napoli la Repubblica Napoletana. Questa durò però soltanto 6 mesi e nel giugno dello stesso anno le armate sanfediste del cardinale Fabrizio Ruffo scacciarono i francesi. Ma i francesi violarono di nuovo quella frontiera, violarono di nuovo quel confine nord ed entrarono di nuovo nel regno di Napoli nel 1806, questa volta stabilmente. Vennero dunque i governi francesi, con Giuseppe Bonaparte dal 1806 al 1808 e dal 1808 al 1815 quello di Gioacchino Murat. Sotto i francesi più volte si tentò di acquisire il lavoro effettuato da Rizzi Giannone da parte di Murat, ma un po' per le esose pretese del cartografo, un po' per lo scarso interesse politico, lo studio sui confini subì in quel periodo una fase di stallo. Intanto nel 1814 Rizzi Giannone muore e la direzione dell'officina topografica viene consegnata nelle mani dell'ingegnere Ferdinando Visconti. Con la fine dell'epopea napoleonica, l'avvento della restaurazione, riemerge l'interesse per lo studio della linea di confine. Ma bisogna attendere il 1835 per avere un nuovo vigore conoscitivo. E questa volta non è la guerra a spingere, ma sono motivazioni sanitarie. Il colera, infatti, mieteva le sue vittime ed era necessario stabilire un cordone sanitario tra i due stati
e risultava necessario a quel punto conoscere l'esatta linea di confine. A riprendere la questione della linea di confine fu dunque, nel 1835, il re delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone. Col suo carattere deciso e risoluto, formò una commissione ponendovi a capo il marchese Francesco Saverio del Carretto, con l'incarico di riprendere tutto il lavoro svolto nel secolo precedente dall'illustre cartografo Rizzi Giannone. Il marchese del Carretto, insieme al conte Ludolf, diplomatico del Borbone presso la Santa Sede, formano la delegazione napoletana che chiede la collaborazione al Papa, che in quel momento era Gregorio XVI, attraverso l'istituzione di una analoga commissione di esperti dello Stato Pontificio. Gregorio XVI accetta questa collaborazione ed offre la sua commissione di esperti da affiancare alla delegazione napoletana. Dopo una collaborazione non facile tra le due delegazioni, si arriva a conclusione con la stesura di una carta topografica in cui la confinazione tra i due stati viene riportata come una linea rossa. I punti basilari nella stesura del confine di Stato erano: la linea di confine doveva essere indicata da segni naturali, quali fiumi, torrenti, fossi, valli, laghi, burroni, monti. Dove non ci fossero stati dei segni naturali visibili, bisognava apporne di artificiali, come per esempio delle colonne e delle iscrizioni. E così il 26 settembre del 1840 a Roma venne sottoscritto un trattato che sanciva ufficialmente la linea di confine tra i due stati. Per il Regno di Napoli il decreto di ratifica fu firmato da Ferdinando II di Borbone in persona, per lo Stato Pontificio dal Cardinale Giacomo Antonelli, in nome del Pontefice che in quel momento era Pio IX, successore di Gregorio XVI che era deceduto nel 1846. E così la frontiera più antica d'Europa era stata segnata ufficialmente e lasciata alla storia. Primo cippo, noi abbiamo trovato SS. Che cosa significa questo SS? Allora, alcuni anni fa io ho recuperato questo chip e l'ho fatto rimettere a posto dall'ente Lago di Fondi. L'ente parco del Lago di Fondi. E il presidente mi fece una domanda e mi disse: ma questo chip l'hanno fatto i tedeschi? Io disse: perché i tedeschi? Cosa c'entrano i tedeschi qua? Dice: SS che vuol dire? Eh no, gli dissi io, SS significa Santa Sede.
Già nell'ottobre del 1840 iniziarono le operazioni di apposizione dei segnali. I primi segnali di confine furono dei segnali lignei. Anche in questo caso i due stati nominarono dei commissari. Per lo Stato Pontificio fu nominato l'ingegnere Pietro Lanciani. Per il Regno di Napoli fu incaricato il capitano Luigi De Benedictis, un nome che salì alla ribalta in modo negativo nel settembre del 1860, quando in qualità di responsabile militare dell'Abruzzo, quel confine che aveva contribuito a delineare avrebbe dovuto difenderlo contro l'invasore piemontese. Così non fece, ma questa è un'altra storia. All'ingegnere Pietro Lanciani e al capitano Luigi De Benedictis vennero messi a disposizione delle persone dei luoghi dove passava il confine per rendere più semplice la demarcazione. Nel 1842 iniziarono praticamente le operazioni di collocazione dei cippi in pietra e fu un'operazione ovviamente molto più laboriosa rispetto al mettere i cippi lignei. Situati tutti i termini lapidei nei posti stabiliti, si aspettava solo la ratifica del trattato, che avvenne nel 1852, dopo una ispezione finale compiuta nella seconda metà del 1851. Vediamo dunque i paesi di confine del Regno delle Due Sicilie ed il numero di cippi che demarcavano il confine. Partendo dalla linea di confine sul Tirreno, il primo punto è Fondi, la foce del torrente Canneto e il comune di Fondi, dove c'erano 19 cippi. Poi Monte San Biagio, 38 cippi, L'Enola, 43, Pastena, 22, San Giovanni in Carico, 21, Arce, 14, Castelliri, 26, Sora, 12, Balsorano, 3, Roccavivi, 7, Rendinara, 13, Molino, 30, Meta di Civitella, 19, Canistro, 10, Pesco Canale, 9, Capistrello, 4, Castellafiume, 8, Cappadocia, 12, Rocca di Botte, 35, Oricola, 12, Poggio Bustone, 11, Carsoli, 7 cippi, Tufo, 17, Santa Lucia, 2, Tonnicoda o Tonnicoda, 5, Girgenti, 13, Taglieto, 3, Città Ducale, 5, Santa Rufina, 3, Lugnano, 8, Cantalice, 41, Leonessa, 83, Trimezzo, 16, Città Reale, 4, Accumoli, 44, Valle Castellana, 16, Civitella del Tronto, 22, Sant'Egidio alla Vibrata, 27 e Colonnella, 2. I cippi totali posti erano in numero di 686.
Il confine, da un punto di vista geografico, attraversava tutta l'Italia centrale in senso orizzontale. E questo è una sorpresa per la maggior parte dei meridionali, essendo questi convinti che il regno delle due Sicilie riguardasse soltanto le attuali regioni del meridione d'Italia. Questo almeno per i meridionali che sanno cosa fosse stato il regno delle due Sicilie. Il confine dunque andava dal Tirreno all'Adriatico. Partiva dalla foce del torrente Canneto Trafondi, che apparteneva al regno delle due Sicilie, e il comune di Terracina, che apparteneva allo Stato Pontificio. Da questo punto il confine saliva sui Monti Ausoni, tra il comune di Monte San Biagio, regno delle due Sicilie, e il comune di Sonnino, Stato Pontificio. Da qui scendeva verso la Valle dell'Iri, nei territori di Lenola, Pastena, San Giovanni in Carico, appartenenti al regno delle due Sicilie, e i comuni di Valle Corsa, Castro dei Volsci, Falvaterra, che appartenevano allo Stato Pontificio. Scendeva ancora tra il comune di Arci, regno delle due Sicilie, e Ceprano, Stato Pontificio. Seguiva il corso del fiume Liri fino a Castelliri, regno delle due Sicilie, e Monte San Giovanni Campano, Stato Pontificio. Da questo punto il confine cominciava a salire in direzione nord-est, sui Monti Ernici, tra Sora, Balsorano, Roccavivi, Rendinara e Morino, che erano comuni del regno delle due Sicilie, e i comuni di Veroli ed Alatri, che appartenevano allo Stato Pontificio. Il confine proseguiva ancora verso i Monti Cantari e Simbruini, dove era situato il punto più alto del confine, sulla sommità del Monte Viglio, a 2.158 metri sul livello del mare, tra Civitella Valle Roveto, Canistro, Pesco Canale, Capistrello, Castellafiume, Cappadocia, che appartenevano al regno delle due Sicilie, e Guarcino, Filettino e Valle Pietra, che appartenevano allo Stato Pontificio. Dai Simbruini il confine continuava in direzione nord verso il Turano ed il Salto, tra Rocca di Botte, Oricola, Poggio Ginolfo, Carsoli, Girgenti, comuni del regno delle due Sicilie, e i comuni di Camerata, Cervara, Arsoli, Collalto Sabino, Nespolo, Ricetto, Mercatelli, che apparteneva allo Stato Pontificio. Seguiva sempre a nord, attraversando il Reatino, tra Città Ducale, Cantalice e Leonessa, che appartenevano al regno delle due Sicilie, e Poggio Bustone, che apparteneva allo Stato Pontificio. Da qui prendeva una direzione est-nord-est fino al Monte Macera della Morte, a 2008 metri sul livello del mare, a nord dei Monti della Laga, tra i territori di Città Reale, Accumoli, che appartenevano al Regno delle Due Sicilie, e i comuni di Monte Leone, Città di Cascia, Nottole, Pescia ed Arquata, che apparteneva allo Stato Pontificio. Thank you.
questo punto il confine scendeva verso l'Adriatico, attraversando la valle del Castellano e la Val Vibrata, seguendo il corso dei fiumi omonimi. Tra i territori di Valle Castellana, Civitella del Tronto, Sant'Egidio della Vibrata, che appartenevano al Regno delle Due Sicilie, e i comuni di Ascoli, Folignano e Maltigliano, che appartenevano allo Stato Pontificio. Fino a giungere al ponte di barche del porto di Ascoli, del porto d'Ascoli, alla foce del fiume Tronto nell'Adriatico. Una linea di confine lunga circa 300 km in linea d'aria, ma che percorsa sul terreno era almeno 900 km. Di tutto questo lavoro immane ne è rimasta traccia attraverso documenti, attraverso libri, attraverso opere cartacee che voi avete prodotto, documenti. Allora, avete scritto qualche libro, insomma, questo voglio dire. Sì. Abbiamo pubblicato un libro col titolo Testimoni di Pietra. Gli autori ne siamo due, io, D'Arpino Argentino, e Antonio Farinello, che è un carissimo amico e che è molto appassionato a queste ricerche. Questo libro è edito da qualche casa editrice, è stato pubblicato, è stato venduto. Sì, è stato venduto, e la casa editrice è di Avezzano, che è l'Alpes, mi ricordo che si chiama, e sì, che vendono questi libri, tuttora si trovano a venderli, che noi gli abbiamo dato l'autorizzazione di venderli, senza che a noi c'è un ritorno, perché non abbiamo voluto niente, le cose le facciamo gratis, perché abbiamo dentro, è un hobby per noi, anzi un hobby è anche un divertimento, perché ci diverte pure sta cosa.